Una vittoria importante qui a Bagheria, una vittoria di squadra che sicuramente può essere l'inizio di altre belle sorprese in questo Giro di Sicilia. Ma diciamo che è una vittoria importante perché arriva in un momento particolare. La stagione era già cominciata bene, avevo già vinto la prima corsa dell'anno e era importante sicuramente riconfermarsi. C'era la grande incognita che non sapevo qual era la mia condizione, è chiaro. A casa ho cercato di fare il massimo, ma poi dopo è sempre la strada che lascia il suo che decide se la tua preparazione è stata buona oppure no. È arrivata una bella vittoria, bisogna continuare e spero di poter continuare, perché dopo questo Giro di Sicilia per il momento davanti c'è un bel vuoto, un bel buco, quindi chissà che sia di buon auspicio. La squadra con la nazionale ha dimostrato un buon affiatamento. Noi corridori della ex Gazprom ormai si può dire abbiamo dimostrato che abbiamo le caratteristiche giuste per stare qua in mezzo al gruppo e quindi sono contento di aver dato questo segnale al mondo del ciclismo che nonostante tutto noi ci siamo più forti, più cattivi di prima. Questo è forse il lato più bello di questa vittoria, no? Un riscatto se vogliamo rispetto alla maglia che porti pure, ma rispetto anche a Damiano Caruso, cosa ci si aspetta in questo giro? Beh, sicuramente lui non è qui per fare la comparsa. Difficilmente i corridori negli ultimi anni vanno alle corse per allenarsi. Lui è qua per fare bene e vedremo, si è preparato, ha detto che va forte e quindi noi siamo a sua disposizione, lui lo sa. Oggi avevamo deciso di fare la corsa per me e io credo di averli ripagati nel modo migliore. Senti, spettacolo, sole, natura, bellezza naturale. Questo è un orgoglio di tutti noi per una rinascita della nostra terra. Oggi il percorso è stato veramente stupendo, tutto sul mare e mi è venuta voglia di venire a fare una vacanza in Sicilia, quindi spero che anche chi ha guardato la corsa da casa gli sia venuto il mio stesso desiderio. Un terzo posto che è comunque un ottimo risultato, lascia l'amaro in bocca, però comunque una grandissima prova tua e della squadra. Sì, mi dispiace non aver raccolto il risultato pieno, perché la squadra davvero oggi è stata davvero formidabile. Abbiamo provato a fare un po' di forcing sul terreno armano per far fuori appunto la gente più veloce, però Maluccelli ha tenuto davvero bene, aveva anche una squadra forte, lo sapevo che era lui e Moschetti quelli che erano più diciamo fastidiosi per le mie caratteristiche, infatti hanno fatto primo e secondo. Che giro sarà adesso per te? Io a dire la verità puntavo tutta su questa tappa qui perché era la tappa di casa, però adesso da domani in poi sono più tranquillo perché un po' di intenzione l'avevo, quindi adesso vediamo cosa possiamo raccogliere. Un giro che ritorna in Sicilia, un giro di primavera, insomma un giro che valorizza i nostri territori. Che cosa possiamo dire di questo appuntamento annuale? Beh, innanzitutto che è sempre bello essere in Sicilia proprio a 360 gradi. Quando poi l'abbinata Sicilia con tutte le vostre bellezze vede anche la presenza dello sport, credo che sia qualcosa di meraviglioso. Giro di Sicilia che da qualche anno è ritornato, è sempre un piacere quindi poter parlare di questa disciplina sportiva che ci porta ancora di più a contatto con la natura, che da voi è strepitosa, e ancora di più a raccontare delle diversità, no? Perché oggi ad esempio parliamo di questo tracciato pianeggiante, ma in quarta tappa abbiamo anche l'Etna. Mare, sole, ma non solo quello, anche campioni, Nibali, Fiorelli, Caruso, insomma la Sicilia si propone come luogo importante, cruciale per questo sport. Ad esempio Fiorelli, giustamente citato, un Fiorelli che l'anno scorso si è ben mosso sul Giro di Sicilia, che dire di Vincenzo, che dopo i grandi giri è riuscito a vincere e trionfare anche nella sua terra. Sicuramente grandi beniamini, grandi testimoni del nostro ciclismo nazionale che portano a conoscere l'Italia e ovviamente anche la Sicilia in tutto il mondo. Siamo con Angela Castiglione, la mamma di Filippo Fiorelli, il nostro campione di Ficarazzi. Che cosa vi siete detti? Che è emozionato perché giustamente corre nella sua terra, nel suo paese e niente, è tranquillo, speriamo bene. Quant'è il gruppo, come siete messi qua posizionati? Ma qua siamo proprio un sacco di persone, tutte persone che conoscono Filippo, familiari, amici, insomma tutto il paese si può dire. Senta signora Angela, ma cosa c'ha di particolare questo ragazzo che si fa voler bene da tanti? È umile, è dolce. Sono quegli eventi che ti danno lo stimolo anche a fare bene le attività delle categorie inferiori. Per cui il ragazzino che vede il campione che gli corre sotto casa magari è più stimolato a fare questo tipo di attività.
Come va il movimento ciclistico in Sicilia? In Sicilia stiamo andando benissimo dal punto di vista organizzativo. Siamo partiti alla grande con tutte le categorie, il mountain bike da 2 mesi che va da solo. Ora cominceremo a ospitare degli eventi di rilievo, avremo i campionati italiani Team Relay e la Coppa Italia mountain bike ad Agrigento, e poi a giugno abbiamo i campionati italiani juniores su pista maschile e femminili, per cui oltre a crescere il movimento cominciano ad arrivare anche gli altri eventi collaterali a quello che è quello di oggi. E poi un'ultima considerazione, le scuole. Si sta cercando di creare questo ponte tra squadre, sport e scuole. Oggi noi come Federazione Regione Sicilia siamo dentro 34 scuole in Sicilia con un progetto del MIUR e stiamo lavorando su 34 scuole per cercare di portare l'attività ciclistica dentro le scuole, fare del movimento e dello sport ai bambini e vedere di attingere qualche futuro ciclista. Preside un appuntamento importante dove la scuola ha dato il suo massimo contributo per la buona riuscita di questo evento. È un contributo perché la scuola opera come comunità. I bambini sono dei soggetti straordinari, si spendono e si impegnano come non mai nell'ottica della condivisione e della partecipazione. Ritengo che questo sia un momento importante perché assieme ai valori dello sport stiamo traguardando i valori della pace e mai come questo momento è importante che i bambini possano toccare con mano le difficoltà che altri bambini vivono a tanti chilometri di distanza da qua. È un momento importante dove l'ecosostenibilità la fa, diciamo, da protagonista e riteniamo che la sensibilità delle insegnanti, dei bambini possa essere un valore aggiunto per questo grande evento per la Sicilia ma soprattutto per Bagheria. La bicicletta quindi non come strumento solo di gara ma come strumento di sviluppo, salvaguardia dell'ambiente e della salute, che secondo me all'interno di Agenda 2030 ci sta tutto. Certo, anche perché proprio con i bambini di scuola elementare è facile traguardare questi obiettivi, un obiettivo che vede la scuola impegnata non soltanto all'interno di processi di natura sportiva, ma soprattutto di rispetto della natura, rispetto dell'ambiente e anche rispetto alle tematiche dell'energia che in questo momento ci interessano parecchio. Per noi del sud serve questo ciclismo a questi livelli qui da noi. Vedo che gli ultimi anni con costanza siamo presenti sia tappe al Giro che al Giro di Sicilia e poi abbiamo Filippo che è cresciuto con noi e quindi diciamo che il nostro ragazzino oggi fatto grande è in mezzo ai corridori grandi. Una bella emozione perché abito qui io a 100 metri. Una bella emozione, sì. Senti, cosa può dare questo ciclismo siciliano ancora? Allora, il ciclismo siciliano è in continuo movimento. Grazie al presidente della federazione Diego Guardì sta crescendo notevolmente, dando la possibilità a noi atleti siciliani di fare molte esperienze fuori e di crescere. Quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno? Allora, sicuramente quest'anno stiamo preparando al meglio il campionato italiano che si svolgerà a giugno e anche il giro internazionale della Lunigiana, che è un'altra corsa molto importante per noi. Un giro di Sicilia all'insegna della Sicilia, abbiamo Nibali, abbiamo Caruso, abbiamo detto anche Di Fiorelli, ci sarà questo ricambio generazionale soprattutto a livello di giovani, come va? Guarda, non è così facile, non è così scontato, perché sostituire Vincenzo Nibali non è che non ne nascono tutti i giorni di Nibali. Nemmeno Caruso, allora, Vincenzo è vincitore dell'edizione precedente, pochi mesi fa perché era settembre-ottobre. Damiano è in forma strepitosa e molto probabilmente potrebbe essere il vincitore di quest'anno. Sarebbe fantastico un Filippo che invece sta aprendosi al futuro, anche se è di media età, perché ha iniziato a correre tardi e è un ciclista professionista già maturo. Tra i giovani ci sono delle speranze, però sai, a fare i nomi è un po' anche mettergli delle responsabilità che al momento non meritano. Sicuramente c'è da ricordare che in gara c'è anche Matteo Amella, un nostro ragazzo agrigentino che corre col team Corratec, e magari me ne scordo anche di qualcun altro, però è bello vedere giovani che si buttano, che si confrontano, e si sta lavorando per tirarli fuori. E prossimamente ci saranno tante altre corse, tra cui il Giro d'Italia.
che tornerà in Sicilia. Un'altra grande emozione sull'Etna, come quest'anno sarà anche Giro di Sicilia. Ti volevo chiedere, abbiamo tutto, abbiamo i campioni, abbiamo il circuito, abbiamo le tappe. Ecco, questa Sicilia quanto può dare in termini anche turistici a questo sport? Ma noi, io dico oramai, noi siciliani, vivo qui da 15 anni, siamo abituati a volte ad autocommiserarci, ma c'è poco da lamentarci. Abbiamo davvero tutto, come hai detto, una primavera fantastica, dei percorsi che ammaliano tutto il mondo. Benvenuti al Giro di Sicilia. Questa 2022. È un'opportunità turistica, la nostra regione per fortuna ha capito veramente che è un investimento importante, sfruttiamolo fino in fondo anche portando turisti per il resto dell'anno. Una grande festa di sport, una grande festa di turismo, una grande festa che attraversa la bellezza dei territori siciliani. Oramai siamo alla terza edizione del Giro di Sicilia, fortemente voluto dal governo Musumeci, fortemente voluto dall'assessore al turismo Mario Messina, come un momento che riporti in Sicilia il grande ciclismo, che peraltro ha vissuto in questi anni anche la possibilità di ospitare diverse tappe, tra cui una grande partenza del Giro d'Italia, ma anche di consentire a tutto il territorio italiano e a livello internazionale di vedere dei splendidi panorami che attraversano tutta la Sicilia. Questa tappa in particolare che attraversa la costa tirrenica da Milazzo a Bagheria ha permesso di vedere un grande effetto del nostro territorio e di finire nella bellissima città delle ville, qual è Bagheria? Bagheria è città aperta, oggi è una giornata importante, non soltanto gli appassionati ma anche i turisti, anche gente che viene da fuori avrà la possibilità di visitare Bagheria e vedere le proprie bellezze dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista dei beni monumentali, il mare, insomma abbiamo tutto quello che è necessario affinché si possa fare passare una giornata in tranquillità ai turisti. Quindi oggi è una giornata importante perché sicuramente è una vetrina importante per la nostra città.